I suoni dell'albero, maggio di San Giuliano d'Acettuna, è un modo di raccontare un po' diverso questa festività così importante, questo rito pagano ma anche cristiano, attraverso il suono. Sì, qui abbiamo fatto questo lavoro partendo proprio da facendo tesoro anche dell'esperienza proprio di Stephen Feld, che è, come dire, un po' sul piano internazionale il massimo rappresentante, anche dal punto di vista teorico, proprio di questo modo di fare ricerca che mette al centro proprio l'esperienza dell'ascolto. Quindi il lavoro che abbiamo voluto fare era proprio quello di ascoltare la festa, non tanto osservarla, guardarla. Questo c'è anche stato perché il volume comprende anche una serie di materiali fotografici molto importanti, ma soprattutto ascoltarla, quindi usando l'orecchio quasi come paradigma conoscitivo. Questa è anche una delle posizioni teoriche importanti di Steve, che proprio parte da questa prospettiva, quindi usare non tanto il punto di vista, diciamo, ma il punto di ascolto. E questo permette, diciamo, di avere un'esperienza diversa della festa, di tipo immersivo, ascoltando quindi tutta questa massa di suoni e sperimentando, scoprendo anche delle cose che solitamente uno non nota. Ecco, per esempio, una delle caratteristiche dei suoni del Maggio di Acettura è questa musica bassa. Ma cosa vuol dire musica Bassa bassa? musica, la Bassa bassa musica. musica. Questo è interessante perché noi abbiamo questa differenza tra alta musica e bassa musica. Quando parliamo di alta musica o musica tout court, noi intendiamo la banda. La bassa musica invece sono queste piccole formazioni che hanno la funzione soprattutto di sonorizzare la festa. Una delle cose importanti del maggio è che non c'è mai silenzio. Quindi un flusso continuo di suoni, e la bassa musica ha proprio la funzione di riempire sempre lo spazio acustico. Quindi qualsiasi momento della festa deve essere riempito dal suono, e questo è proprio assicurato dalla presenza della bassa musica. Quindi il racconto del maggio che emerge da queste registrazioni è quello anche di persone che, diciamo, in maniera estemporanea si trovano a suonare, ma ci sono anche i rumori, i suoni, come in quell'altro lavoro sui campanacci di Cario Sonoro. Esatto, esattamente, proprio hai toccato il punto giusto. Anche quell'altro lavoro sui campanacci prevede questa presenza della soundscape composition, diciamo, che è questa ricostruzione fatta proprio da Stephen Feld, che parte proprio dalla percezione dell'ascolto di tutta la festa, quindi non solamente gli elementi musicali, ma tutto il continuum sonoro che poi viene ricostruito all'interno di una vera e propria composizione. Tant'è che la prima esperienza che lui ha fatto qui è stata sui campanacci, poi l'anno dopo siamo venuti qui ad Acettura per fare quest'altro tipo di lavoro. Quindi una sorta di ascolto non filtrato. Io magari, se possiamo Certo, tradurre, assolutamente. ecco, l'etnomusicologia si dice che sia nata in Basilicata, con le ricerche di Alan Lomax e poi insomma di Carpitella e De Martino. È così, cioè in America lo sanno. This is a question for you, Steve. So, in the United States, you have this perception of Basilicata as an important place for ethnomusicology, for research related to Alan Lomax, to De Martino, Carpitella. Which is your feeling about? Well, for many years, this work was not very well known because the archive of Alan Lomax was quite limited, what was released. So it was maybe just one or two or three songs from southern Italy available. Then, in the last years of Lomax, it started to become more known that he recorded quite a bit here in southern Italy. But here, I think there's a much greater understanding of this whole body of work. Yes. Allora, questo negli Stati Uniti all'inizio non c'era una chiara percezione, proprio perché tutto il lavoro di Lomax, per esempio, non era molto conosciuto, cioè era conosciuto ma non relativamente a questa parte. Invece negli ultimi tempi, diciamo, ovviamente le cose sono più note, anche se indubbiamente qui abbiamo una percezione maggiore di questo fenomeno che non quello che c'è negli Stati Uniti. Diciamo, in Italia il periodo d'oro della ricerca sul campo era quello, insomma, del folk revival anche, no? A parte i personaggi che abbiamo citato, ma poi tutti gli anni 60 e gli anni 70 anche. Oggi, quale senso può avere andare ancora in giro, cercare di registrare sul campo i vecchi canti della tradizione orale? Ma il senso c'è perché questo modo di fare ricerca in realtà è qualcosa che si
si occupa molto di contemporaneità, cioè noi pensiamo oggi a quelle cose del passato, ma all'epoca quelle erano cose contemporanee, certo. Quindi diciamo il tipo di lavoro sul campo non è un lavoro alla ricerca di vecchie cose, ma è un qualcosa che documenta delle pratiche che sono ancora in atto, quindi oggi noi ci occupiamo di quello che viene fatto oggi come pratica musicale. Quando noi abbiamo fatto questo lavoro su accettura, o Steve si è occupato dei campanacci, non è che era lì l'accettura alla ricerca di oggi. L'accettura di oggi, non l'accettura degli anni 50, quindi noi ci occupiamo della contemporaneità. E è ovvio che quelle cose che stai menzionando oggi le osserviamo in una prospettiva storica, ma all'epoca erano il mondo contemporaneo. Un'ultimissima domanda, professore. Tempo fa ho fatto un'intervista a Brogio Sparagna, parlavamo dell'idea, dell'eventualità di fare un grande festival di musica popolare in Basilicata. La domanda è sempre quella: perché in Salento ci riescono, in Basilicata non si riesce? Insomma, si parlava di questa grossa varietà che ha la Basilicata, ecco, da una parte le zampogne, dall'altra i campanacci, dall'altra la chitarra battente, eccetera. Lei come lo vedrebbe? Un evento simile, ma forse anche diverso rispetto alla Notte della Taranta in Basilicata? Ma ci sono diversi problemi. Un fenomeno come quello della Notte della Taranta nasce da tante contingenze che prescindono in parte dalla qualità musicale. Riguarda anche situazioni talvolta logistiche. Arrivare oggi in Basilicata non è facile e non ci sono proprio infrastrutture, bisogna anche considerare queste cose, quindi mettere in piedi eventi di quel genere non vuol dire semplicemente avere un'ottima, delle tradizioni musicali qualitativamente accattivanti, vuol dire anche offrire tutta una serie di infrastrutture che consentono la realizzazione di eventi di quella portata. Io non vedo oggi in Basilicata un posto che potrebbe accogliere decine di migliaia di persone, ma anche per quanto riguarda le situazioni prettamente logistiche, come le fai arrivare, come gestisci gli spazi, ecco, quindi secondo me è un discorso più generale, più ampio, che bisogna fare basandosi non solo sugli aspetti musicali, ma anche su tutta una realtà di tipo infrastrutturale, che ci piaccia o no, festival vuol dire anche marketing, vuol dire tante altre cose.